È successo. L'Italia pareggia con la Svezia e non si qualifica ai mondiali di Russia 2018. Dottore, come sta? Signora, suo marito è da giorni ormai che non tocca cibo. Beve a stento e non vuole vicino a nessuno. Oh, santo cielo! Le uniche parole che dice e che continua a ripetere sono... dobbiamo vincere e non pareggiare. La prego, me lo faccia vedere. E va bene, signora, ma non faccia come l'altra volta. Non li nominare, per nessun motivo. Dobbiamo vincere e non pareggiare. Dobbiamo vincere e non pareggiare. Amore, sono io, Paola. Mi riconosci? Non pareggiare. Dobbiamo vincere e non pareggiare. Amore, ti prego, parlami. Ti prego, ritorna a casa. Sono passati dei mesi da allora. Mi manchi, ci manchi. Martina sente tanto la mancanza del suo papà. Amore, la supereremo insieme. Lo sai che ti amo. So che dentro di te c'è ancora la speranza. E poi dai, era solo una partita. Non puoi continuare così a buttare tutta la tua vita. Poi per quei due, Ventura e il Tavecchio. Dobbiamo vincere, vincere. Dobbiamo vincere, non pareggiare. 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 Allora ragazzi, è passato il tempo ed ora eccoci qui, alle porte di Euro 2020. Davanti a me c'è un grande gruppo, affiatato, disponibile, che si sacrifica, capace di supportare ogni compagno, che lotta su ogni dannato pallone, sempre, per ogni singolo passaggio e centimetro. Siete un gruppo davvero forte, ognuno di voi è forte, decisivo e può fare la differenza. Oh, qui invece abbiamo Bernardeschi, ciao Berna, lui è qui perché... Tu non hai mai rischiato. Una volta ho messo due fisso ad Argentina San Marino. Ma sei coglio. Bene, bene, bene. Domani abbiamo la Turchia. Quindi vediamo la formazione. Allora, Donnarumma. Sì, Gigio, non è che devi portarti sempre lì Raiola. E te l'ho già detto, non possiamo venderti al Brasile. Poi vediamo. Chiello, Bonucci. Sì, Madonna, Bonucci, ma fallo un sorriso. Florenzi, Spinazzola, Barella, Giorginio. Il problema è l'attacco. Chi ci metto? Ehi, Gabo! Ehi! Ehi! Mister! E questo che l'ha fatto entrare. Ehi, posso giocare, mister? Bambino, non ho tempo. Vedi che sono occupato a fare la formazione. Ma sì, giocaci, un bambino. Ma che cazzo ci fa Conte qui? Hai delle competenze. E come? Stai variante? Tengo a borsa e guccia, o pacchetti cric e croc, o ci dia annata d'angelo, e aspetta, we canne, viri, o divertimento. No, competenze, cosa sai fare? Ah, o tira a giro, mister. Ah, e sai crossare. E come no, faccio giocatore, faccio crossare, so crossare. A giro però, mister. Bene, Insigne, Berardi e Immobile. E ti prego basta con sto ciuffo che ti leggo le mani. Mister, cosa ci dobbiamo aspettare dall'Italia in questi Euro 2020? Daremo il massimo, questo gruppo può fare grandi cose. L'Italia arriva un gradino sotto alle cosiddette grandi? No, dobbiamo pensare solo a fare bene, i paragoni li lasciamo agli altri. Oh, inizia la partita. Vai, metti su Rai 1. E ora ci colleghiamo a Roma per la formazione di Italia e Turchia. Sì, la Turchia entra in campo con Kahir, Seri, Soyu, Demiral, Mara, Tufu, Yuyu, Yayi, Kara, Kalanoglu e il Maz. Mettiamo muto e ascoltiamo Repice. Muto e Repice. Una partita di pallone, il campionato europeo per nazioni che comincia stasera allo Stadio Olimpico di Italia e Turchia, per raccontarvi la partita della nostra squadra, la partita della nostra nazionale. Bene, una bella giornata, siamo a Roma, il gruppo c'è, Bernardeschi in panchina, cosa può andare storto? Arbitro, è fallo di mano. Ma cosa stanno facendo al VAR? Perché è un bravo ragazzo, perché è un bravo ragazzo, perché è un bravo ragazzo, nessuno lo può negar. Attenzione, Barella, asse di destra, in area di rigore, Berardi, Berardi, rifatta l'avversario, Berardi, così mezzo, rete! Siamo avanti noi! Abbiamo segnato noi! C'è Barella, allarga per Berardi, batte il traversone, ecco lo Spinazzola, carica il terzo tiro, la conclusione, rete! E andiamo così! È ora. Non angoia spie...
E adesso? Non è... Ora è un momento. Diccelo ancora una volta. O tira, gira. Destro! Lorenzo! Il magnifico Insigne! 3-0 per noi! È tutto finito! Vai Berna, tocca a te, tanto siamo 3-0, rischiala pure. Tutto sul nero. Sei sicuro? Sono i miei risparmi di una vita. Tutto sul nero. ~25. Una grande Italia esordisce con un 3-0 alla Turchia. Ora testa alla Svizzera. Seconda occasione, gran palla al volo di Locatelli per Berardi, posizione di ala destra. Riesce a crossarla, arriva Locatelli! E siamo avanti noi! Barella può girarsi centralmente, Locatelli. Tiro! Rete! Il raddoppio di Locatelli! 2-0 per noi! Ancora il numero 5! Respinta corta, Immobile, conclusione, rete! Ciro, il grande, Immobile, la mette dentro per il Tris che chiude definitivamente il conto. 2-3-0 e qualificazione agli ottavi con una giornata di anticipo. Dove può arrivare la nazionale azzurra? No, pensiamo partita dopo partita e per ora adesso c'è solo in testa il Galles. Molti avversari parlano dell'Italia e pensano che non possa andare lontano. Ma vuol dire solo una cosa, che l'Italia è tornata a fare paura. Voglio un aumento di stipendio per cantare tutto l'inno. Vabbè ragazzi, fate quello che volete. Non rompete il cazzo. Guarda qua come te l'ho rischiata, Berna. Altro che le tue. Alzo guardi, gioca. Stana dal pallone, Verratti, Valcorsi, penso la deviazione. Rete! Siamo avanti noi! Pessina ha portato in vantaggio la nostra nazionale esattamente al minuto 39 nel corso del primo tempo. Il gol dell'Atalantino. Gran palla di Verratti a giro verso il primo palo. Il piattone del nostro centrocampista verso il montante più lontano. Nulla da fare per Ward. L'Italia vince il girone a punteggio pieno e affronterà l'Austria a Wembley, lo stadio che ospiterà la finale. Ora si fa sul serio, ora inizia il bello. Amici, restate sintonizzati perché adesso inizia il vero torneo. We'll be right back.